Pratasmarami hrudi samspradatma tattvam Sachit sukam paramaham sagatim turiyam. L'Ayurveda è un sistema di cure naturali che ha avuto origine in India oltre 2000 anni fa. Il suo ideale è la promozione della salute attraverso la ricerca dell'armonia interiore e dell'armonia tra l'individuo ed il cosmo. Il suo nome è una parola composta da Ayu, vita, e Veda, conoscenza, traducibile quindi come scienza della vita. Cura con le piante, con i trattamenti fisici, con l'adozione di uno stile di vita e di una dieta equilibrati e congeniali al singolo individuo. Il proposito ultimo è quello di consentire ad ognuno di vivere un'esistenza piena e felice. L'ospedale Monaldi di Napoli è il primo in Italia ad aver creato un ambulatorio di medicina tradizionale ayurvedica, che si prefigge di ridurre gli effetti collaterali delle terapie convenzionali, diminuire la spesa sanitaria e favorire l'integrazione tra le terapie tradizionali e quelle complementari. Un passo importante che unisce ancor più il mondo e la tradizione sanitaria occidentale con quella orientale. Sono veramente felice in questo momento perché penso di aver realizzato un sogno in cui ho creduto molto negli anni Ottanta, di portare questa esperienza della medicina tradizionale ayurvedica in una struttura sanitaria pubblica. Ho avuto la forza, la pazienza di aspettare più di 20 anni, però mi sento contento oggi veramente, cioè dare la possibilità anche a tante persone che non hanno nemmeno tante risorse economiche di usufruire di questo rimedio, di questa possibilità terapeutica. Non vi è alcun contrasto tra la medicina occidentale scientifica e la medicina ayurvedica. In India entrambi i sistemi coesistono in modo armonioso. Vi sono facoltà universitarie dell'uno e dell'altro sistema. Vi sono ospedali dove è praticata l'una e l'altra medicina. Un processo di disintossicazione e di purificazione che porti la persona a liberarsi dalla tossicità che possono provocare emozioni negative, come la perdita di un caro, uno stato di depressione, la fine di un amore o la perdita del lavoro. Capire che mantenere la salute, recuperare la salute perduta, significa ristabilire delle regole per vivere un rapporto armonico con sé, con gli altri, nel rapporto sociale. Per l'Ayurveda, il corpo fisico è costituito da tre energie vitali chiamati dosha, che a seconda della loro condizione di equilibrio determinano lo stato di benessere o malattia dell'individuo. Ogni persona è costituita da un dosha che si differenzia attraverso i cinque elementi universali. Vata, composto dagli elementi di aria ed etere. Pitta, composto dal fuoco. Kapha, composto da acqua e terra. Per una diagnosi della condizione di salute della persona e per individuare il suo dosha, si analizza il polso. Per le donne si apprezza l'avambraccio sinistro, mentre per gli uomini il destro. Qualsiasi sensazione di malessere me la comunica. Allora, durante il massaggio è molto importante tenere gli occhi chiusi ed è molto importante ricreare un silenzio. Il Vata in Ayurveda è quell'energia che regola le cose fuori da noi, che muove le cose fuori da noi, ma anche dentro di noi. La nostra medicina associa il movimento del Vata al movimento dei fluidi nel corpo. Quindi in questo massaggio sono molto importanti le direzioni diventano terapia. Noi sappiamo che il compito della medicina è alleviare il dolore e prolungare la vita. La medicina ayurvedica senza farmaci può raggiungere questi obiettivi, e non solo. La nostra emotività è legata a dei mediatori, sostanze che circolano nel sangue, come l'acetilcolina, adrenalina, serotonina. Immaginate questi mediatori come delle chiavi che cercano porte dove andarsi a collocare, per evitare che degli agenti esterni possano entrare e danneggiare il nostro organismo. È una medicina soprattutto comportamentale. E io sono convinto che molte vittorie sul male in generale, sulle malattie, la possiamo avere col miglioramento e con la modifica dei nostri comportamenti.
il progetto del dottor Gerardo Ciannella e dei suoi collaboratori, la realtà creata nell'ospedale Monaldi di Napoli, fanno uscire la Ayurveda dalla dimensione privata per offrirla ad un pubblico più vasto, superando i limiti delle differenze culturali e tradizionali. La persona e la propria condotta di vita come fondamenti di un'esistenza all'insegna della salute e del benessere. E l'augurio che faccio a tutti con questa esperienza di poter godere di questi benefici di questa medicina e questa medicina sia più che mai conosciuta, apprezzata e diffusa. La medicina ayurvedica è medicina umanistica dell'uomo, per la quale le persone, facendo propria l'esperienza del benessere, dell'armonia e della gioia, rispettando la natura che è razionale e controllando la tecnologia che può diventare irrazionale, realizzano la medicina dell'essere.